Allora, sono sempre qua con SolidWorks, sono qua con a destra il ciclo di lavoro di questo giunto. Voglio fare l'operazione 20.3, dunque vado qua, aggiungi configurazione e faccio, scrivo 20.3. Qui però voglio farla un po' diversa dal giunto. La mia idea era questa. Ok, allora io mi metto qui in questa posizione. Ok. E vado a differenza, a mio avviso vado a specificarlo un po' meglio. E dunque vado per esempio sì anche su questo piano, vabbè, è uguale, ok. E proviamo questa cosa qui, sto provando così. Allora vado a mettere qui, vado a provare a fare una cosa del genere. Questo vado qui e questo vado fino a qua. Ok. E questo lo metto contro questo coincidente. A questo punto faccio la prima rivoluzione, ok? Che sarebbe diciamo la prima sgossatura. Dunque lo faccio siccome è 3 risalto di 2,5. Dunque faccio funzione, vediamo se riesco. Taglio un'evoluzione, no. Ok, e questo vado a mettere funzione sottile 2,5, 2,5 inverti il lato, ok? No, però vabbè, adesso io devo cambiarla un attimo perché devo stare su. Dunque io adesso la faccio, ma devo cambiare perché devo andare a fare una cosa del genere, eh? Devo lasciare il sovrammetallo e devo lasciare anche il risalto. Dunque, a questo punto, cosa posso fare? Posso, in modo molto, vediamo se riesco a, ok, questo qui, ma no, tiriamo una riga così, tiro una riga così, ok, dritta, e metto questo contro questo. Perforato, perfetto. Adesso io posso andare a fare questo. Andiamo a vedere. Mantieni entità rifilate e taglio questo qua. Ok, perfetto. Però anche lì sbaglio ancora perché mi taglia lì. Devo lasciare un 0,5 e dunque mi tocca rifarlo. Ok, vado a tirare qua, tiro qui e vado a mettere questo. Vado a mettere da qui. A qui vado a mettere 0,5, 0,5, ok? Vediamo se perché questo qui no, non è 0,5, ho sbagliato. Devo arrivare a 45. Allora, ho sbagliato. Questo qui cos'è? 30. Dunque, mi serve, devo arrivare a 46. Mi serve 30, 15, dunque 7, 8. Ok, 7,5 più 8 e dunque questo qui facciamo 8 e vado di nuovo a tagliarlo. Ok, adesso ci siamo. Ok, vediamo. E dunque io ho questo qua a 46 che poi andrò a fare una finitura. D'altronde ho una rugosità più fine. Ci siamo, sono obbligato a fare così. Qui ho tagliato, ok, difatti se noi andiamo a vedere qui, andiamo a vedere come è stato fatto, andiamo a vedere, vediamo se va, ok, a questo punto sono 20.3, però a questo punto sempre in questo io farei un'altra operazione. Perché a questo punto si potrebbe fare la finitura, però non ha senso, a mio avviso, o comunque, perché io comunque ho la stessa, rugosità qui, come avevo detto, qui, qua. Dunque, magari con gli stessi parametri, bisogna vedere, potrei ottenere, sempre col 2,5 e così via, una rugosità di 3,2. Dunque, perché no? Mi va bene così. A questo punto io lo terrei nella stessa operazione. Al massimo,
nel disegno, siccome comunque ho spazio, provo. Se no lo modificherò mentre vedo, perché non ho ancora guardato i dati. Ipotizziamo che facciamo un'altra operazione, perché no, di sgrossatura, ok? Perché io devo togliere ancora 2,5, perché io qua sono a 100, vabbè, 115, 114,79. Ok, 114,79. Dunque, a questo punto si tolgono quelli lì. Però questo qui mi sa che mi conveniva rifarlo a questo punto. Così arrivo a 115. Vado qui. Questo qui lo facciamo. Tagliamo qua. E lo portiamo di qua a qua, lo porto qui a 120, che così mi tornano tutti i conti in modo molto più semplice. Ok, e alla fine l'operazione mi porta qui. Dopo magari qualcuno dice no, devi fare sgrossatura, finitura, però, o comunque una semifinitura, però per me ce la faccio a ottenere il thread 2, per me sì, con l'utente. Dopo ho il foglio elettronico che mi... Naturalmente teoricamente. Okay, teoricamente, e comunque voglio dare questa possibilità. Si può vedere anche così. Sì, provo a far così. Ok, a questo punto 115. Io ipotizzo, perché no, una disgrossatura. Già tanto non è che mi interessi più di tanto. Naturalmente, a questo punto l'oscillazione qui. Vabbè, comunque vediamo, dai, io. Al massimo lo modifico mentre devo fare il foglio, aggiungerò un'altra configurazione. Va bene, sì, va bene. Ok, a questo punto teniamolo. Ipotizzo io di tenerlo perché così seguiamo un po' questo ciclo. E allora anche qui vado sempre nella posizione. Usare questo non mi conviene. Ok, vabbè. Non mi conviene. A questo punto vado qui, vado su un piano qualsiasi, io vado di nuovo sul piano destro, vado a far così, 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 così e così. Allora, che così vedo dove ero, tanto per fare più o meno le stesse cose. Ok, a questo punto sono su questo, semplicemente vado a prendermi questo, converti entità e gli dico funzione taglio. Ok, la rivoluzione, caspita, mi devo fare, no, perché non lo prendo qui, vediamo se me li prende, non me li prende. Faccio gli assi provvisori. Ok, assi provvisori, questo. Ok, questo qui, ok, girato 2,5 e vado qua. Ok, naturalmente questi qua 110 sono perfetto. Devo trovare poi i parametri tecnologici che per ottenere poi il 3,2 naturalmente. Okay, li metterò così. A questo punto, io, come ripeto, ho la 20.3. Vado a togliere questo e vado a fare questo da 20.2. Ok, e questo da 20.3 con le due sgrossature. Dopo vediamo se riusciamo e facciamo 20.3. Vabbè, niente, spero di essere stato utile. Comunque, se c'è qualche contestazione, potete commentare. Naturalmente, è probabile su questo, nel senso che lo fai tutto in sgrossatura. Vabbè, lasciamo così per adesso. Ma proprio per differenziare il fatto che poi l'1,6 lo otterrò in finitura e invece il 3,2, perché no, lo tengo in sgrossatura. Dopo vedrò con i parametri con il mio foglio Excel. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.